Vedete quell'isola? Si chiama Georgia del Sud, ma io la chiamo casa. Accogliente, vero? Almeno come me la ricordo io. Sono 3 anni che manco da casa, ma è giunto il momento di tornare per la più grande avventura della mia vita. Con gli occhi della mente la vedo nitida come il giorno in cui ho cacciato la testa nel mondo. Tutto mi sarei aspettato dalla vita, tranne che di dare la voce a un pinguino. Eh sì, ma quando me l'hanno proposto mi sono detto che se mai avessi dovuto prestare la mia voce ad un animale, sarebbe stato proprio un pinguino. Perché? Semplice. Perché sono animali coraggiosi, nobili direi. Cosa stai facendo? Mi stai facendo fare una figuraccia. Togliti. Ecco, stavo appunto parlando della nobiltà dei pinguini e tu mi fai questa pagliacciata. Comunque, nel documentario, quello con la mia voce, il pinguino si chiama Rex ed è tutta un'altra storia. Lui è un eroe, non un cialtrone, un buffone. Quello è il mio basso. Riponi il basso al suo posto. Ridammi il basso, quello è mio. Dammi il basso. Amigos, è ora di tornare in città. È qui che faccio il mio solito ingresso sexy ed elegante. Scivola! Ragazzi, osservate ed imparate il ritorno dell'eroe. Vabbè, lo ammetto. Mi aspettavo un'entrata in scena un po' più epica di Rex. Ma non temete. Il mio alter ego pinguinesco è un tipo veramente forte. E poi in 3D lo vedrete in tutto il suo splendore. Fidatevi, The Penguin King vi farà scoprire cose sui pinguini che nemmeno immaginavate. Neanche io le immaginavo. E nemmeno immaginavo di dover avere a che fare con questo individuo. Aia, hai finito? Sembra che ognuno abbia trovato qualcuno. Spero che sia rimasta una ragazza per me. Se non troverò una compagna, che ne sarà di me? Come mi inserirò? Potrei rimanere escluso. Sapete, per i pinguini l'amore è un sentimento esclusivo. Sono monogami e fedelissimi. Riconoscono la loro compagna tra migliaia di altre ed hanno delle tecniche di seduzione straordinarie. Anche il mio Rex se la cava bene. D'altronde, un pinguino con la mia voce. Ciao, bellezza. Guarda che pinne e che occhi. Mi sta guardando. Oh, sento qualcosa di strano, una sensazione irresistibile. È come un... prurito, un brutto prurito. Oh, fantastico. Non sarà mica il momento della... Oh, adesso sul collo. No, sulla schiena. Un attimo, signorina, arrivo subito. Se riesco prima ad arrivare alla mia testa, mi prude dappertutto. Ecco, una piccola defiance nell'approccio può capitare a tutti, anche a Rex. Ma poi si rifà. È come se si rifà. È tenace lui. E a proposito di tenacia, ma questo non molla mai. Sono qui a parlare di approcci amorosi dei pinguini, tutti presenti con il sushi. Non ho fame, grazie. Vabbè, torniamo a parlare di Rex. Una storia romantica degna di un film. Infatti l'amore è protagonista in The Penguin King, perché per i pinguini l'amore è una cosa serissima. Se non te ne vai, ti faccio il sushi di pinguino. Ah, ma c'è anche il salmone.
Ma guarda, si è inchinata anche lei. Rifacciamolo. Se diventerai la mia compagna, io sarò il pinguino più orgoglioso dell'isola. Patagonia. Ma che bel nome. Ti dispiace se ti chiamo Patty? Era tanto che sognavo questo momento, Patty. Non posso credere che stia accadendo. È come se ci conoscessimo da sempre. Insomma, se non l'avete ancora capito, The Penguin King è molto più di un semplice documentario sugli animali. È una storia di sentimenti. Che poi in 3D i sentimenti si triplicano. Da oggi saremo uniti per la vita. Niente ci separerà. Non sono mai stato più felice di così. Mai stato più orgoglioso di così. Doppiare Rex è stata una bellissima avventura. Mai avrei immaginato quanto uomini e pinguini potessero essere così simili. Sembrano animali così buffi. Hanno le ali, ma non volano. Camminano come dei robot. Covano uova, ma crescono figli come gli uomini. Sono strani forte. Eppure è incredibile il parallelismo tra il cerchio della vita umana e quella del pinguino. Ma con una differenza, piuttosto grande anche. Il pinguino maschio cova. Non credo che i padri umani avrebbero così tanta pazienza. E poi in Georgia del Sud non hanno nemmeno la TV per guardare le partite la domenica. Ehi, piccolino, sono il tuo papà. Io mi ricordo che mio padre mi parlava prima che uscissi dall'uovo. Riconoscevo la sua voce. Spero che anche tu possa sentirmi. Dobbiamo trovare il modo di distinguerci tra le migliaia di nostri vicini. Ehi, piano ragazzi, il mio uovo sta riposando. Che cosa affascinante. Un padre che partecipa alla gestazione. Che cura quell'uovo come un tesoro. Che ne sta lì fermo, incurante del freddo, delle intemperie. Aspettando soltanto che l'uovo si schiuda. Ma insomma, io sto qui a parlare di cose serie, dell'essere genitori, il lavoro più difficile del mondo. E tu mi fai la frittata. Non sei bravo neanche a fare giocoliere, va. Ancora! E questo chi è? Non puoi essere mio figlio. Sei troppo grande e soffice. Cosa? Pensi che papà ti abbia portato qualche cosa? Va bene, non posso nasconderti niente. Un figlio che si alimenta dalla bocca del padre. Questa si chiama paternità. È stato bello starmene da solo per un po', ma questo è molto più bello. Insomma, che dire? The Penguin King è un documentario veramente speciale. Ma non solo perché do la voce io a Rex, ma perché vi mostrerà quanto a volte i pinguini riescono ad essere molto più umani di tanti umani. E poi con il 3D vi sembrerà di stare in mezzo a loro. E chissà, forse qualcuno di voi verrà voglia di essere come loro. Beh, per ora io resto Max, anche se chissà se un giorno forse raggiungerò Rex in Georgia del Sud. Il pinguino Max, come lo vedete? Ancora tu. Beh, tu con questi occhiali al massimo puoi vedere in una dimensione. Vabbè, io vi saluto. Arrivederci. Grazie. Vuoi venire con me? E andiamo, dai. Forza. Buon compleanno, bellissimo amore, riuscissi soltanto a spiegarlo a parole.
il tanto che danno le singole ore d'autunno passate con te. Buon compleanno, se tra mille di questi ci troveranno i resti uniti in eterno. Non erano soldati, le stelle diranno, ma due semplici innamorati.